piace mentre lavoro scoprire che ho fatto magari un volto che assomiglia a qualcuno. Questa è la cosa che mi interessa di più. No, quello assomiglia a Bob Marley. No, quello assomiglia a mio cugino, non so, questa cosa qui è divertente. E tutte le volte mentre lavoro vedo effettivamente che ho fatto delle figure che assomigliano a qualcuno. Questa è la parte più interessante del lavoro. Quello che vedi è l'ultimo di una serie di sei lavori che hanno come disegno la stessa cosa, ovvero una folla di persone. Questo lavoro nasce un po' per casualità. La mia ricerca è iniziata lavorando sull'interpretazione di un dipinto di un pittore ravennate che si chiama Adriano Pilotti, e ho realizzato questo mosaico che ritraeva una folla di persone durante uno spettacolo. E quindi ho lavorato con i canoni classici, quindi ho fatto un reticolo, ho fatto un campionario dei colori, ho lavorato su calce, non ho lavorato su cemento, quindi avevo tempo per decidere, per cambiare, per dare bene o male un risultato più simile al disegno originale, che poi non era simile, però mi serviva lavorare su calce. Mentre facevo quel lavoro lì, ho detto, ma no, è troppo bello fare dei personaggi a Mosaico, cioè creare delle persone che fanno qualcosa. E dopo, subito ho capito che non dovevo fare più un lavoro così preciso e, diciamo, realistico, ma dovevo fare qualcosa di più immediato, di più conciso, ed è arrivato questo. Dal punto di vista artistico, di produzione di arte, non ho cominciato con questi lavori. È da tempo che faccio mosaico e che utilizzo il mosaico come linguaggio per esprimere qualcosa. All'inizio era una cosa da incerta, quindi da beginner, no? Provavo, testavo, facevo esperimenti. Da quella casualità che mi ha fatto conoscere quell'artista e ho deciso di fare quel lavoro e quindi di sviluppare quel concetto di persone folle, ho realizzato un linguaggio che mi ha, tra virgolette, riconosciuto come artista. Conoscere le tecniche antiche credo che sia il tesoro più importante per poi continuare a sperimentare con tecniche nuove. È come se cominci a scrivere e devi partire dall'alfabeto e quindi cominci a studiare l'ABC, no? Ho studiato all'Istituto d'Arte per il Mosaico. Per 5 anni ho realizzato copie e ho fatto restauri. Questi 5 anni mi hanno, e non ero consapevole prima di adesso, mi hanno formato dal punto di vista della tecnica. A lavorare su mosaico antico impari a gestire tantissimo lo spazio. Lo spazio, cioè quello che non c'è, quello che non si vede. Queste forme così concise e pulite sono determinate dal fatto che lavoro molto di intuito.
non ho un disegno preparatorio sotto e la realizzazione, il risultato finale, quello che piace vedere a me è proprio la spontaneità del gesto. E in base anche alla tessera che ho in quel momento in mano, che ho appena tagliato, viene fuori la faccia, non c'è quindi un pensiero dietro o uno studio, dico adesso questa faccia la faccio in questo modo, no, viene completamente naturale, casuale, quindi la casualità gioca un ruolo molto importante. La prima volta che sono uscito a promuovermi stesso e il mosaico, tra virgolette, la mia prima esperienza è stata in Germania. Sono stato ad Amburgo, avevo 19 anni, insomma, ne ho 31, fate i conti. E per conto di un mio professore, Paolo Raccagni, andai ad Amburgo a finire un mosaico che rappresentava il logo del comune di Amburgo all'interno del municipio di Amburgo. Avevo 19 anni, non ero mai stato all'estero, no, ero già stato all'estero da solo, ma per lavoro non ero mai uscito, e vidi proprio che le persone che venivano vicino a vedere quello che facevano, che facevo, erano sbalordite. Loro non pensavano che il mosaico venisse ancora fatto, prima cosa, e potesse essere fatto anche in un modo diverso dal metodo classico, no? Canonico. Questo qui mi ha fatto capire che potevo effettivamente lavorare con questo prodotto, e mi ha fatto capire che l'unico modo per farlo capire realmente alle persone, a una persona che semplicemente si può avvicinare al mosaico, oppure a una persona che compra fisicamente un lavoro, è quello di farglielo vedere. Facendo questi viaggi all'estero è un po' come seminare amicizia. Tu conosci persone, conosci architetti, la voce gira, vedono il tuo lavoro e vedono che tu lavori. E quindi ritorna sempre lo stesso discorso. La promozione migliore per il mosaico è fare vedere la lavorazione. Con Arianna, oltre a un feeling di lavoro, è nato anche un feeling di personale, insomma, siamo fidanzati, siamo ancora fidanzati, adesso abbiamo due bambini. Io e Ari da subito decidemmo che il laboratorio doveva essere aperto, doveva avere un'impronta diversa dai laboratori classici ravennati, magari un po' chiusi, con i segreti. È nato Coco Mosaico. Coco significa qui in giapponese, come se fosse qui il mosaico, no? Qui c'è sempre confusione. Cioè, io sono abituato a lavorare in mezzo al non al caos, però al movimento, quindi c'è la musica accesa sempre, devo parlare sempre con qualcuno, devo rispondere al telefono. Quando sono da solo non deve mancare la mia playlist e quindi la musica che decido io, la mia colonna sonora. E magari una birretta.